un rodigino qua a Solesino. Come ti sembra qua? Ma è bellissimo. Dai, una volta ogni tanto la domenica fare un giro per vedere se c'è qualcosa da trovare. Tanto si fa un giro e poi si vede un po' di gente. Io conosco Gavello, poi conosco Solesino. Qua, sì, un po' di differenza. Quante donne passano a Gavello in tutta un mese? Ne passeranno 20, 30. E tra qua c'è un po' più flusso. Via vai, qua è una cosa pazzesca. Accontenti anche l'occhio. Attenzione, donne di Solesino, il baffo non perdona? No, non perdono. Da questa corriera non va giù nessuno. Ciao. Allora, un altro commerciante di Solesino, 1500 commercianti su 7000 abitanti, o sbaglio? Sì, esatto. E c'è da fare per tutti, c'è da guadagnare per tutti o è un momento di calma? Un momento di calma, penso, come... Sì, penso di sì, sa. Dopo non lo so. L'antidoto? Male. L'antidoto, non lo so, non saprei come... Si vede un po' che siete in situazioni, anche ristoranti, oppure penso... Cioè, i soldi sono pochi, penso, della gente. C'è scuola, aumento benzina, gasolio, storie varie, si finisce tutto insomma. I tuoi colleghi, tutti parlano male dei cinesi, anche tu? Oddio, ognuno ha il suo prodotto, la sua merce che vende, capito? Dopo sta la gente a decidere dove andare a prendere, comprare, storie varie. Oh, ti ringraziamo, ciao, giovane commerciante di Solesino. Con i suoi amici. Ciao. Due copie. Telestense, la conoscete? La vedete voi? Santo Dio? No, mai vista Telestense, no. Questo qua lo tagliamo. Ti chiediamo, Solesino. Gente di Solesino, avete fatto shopping? Ho il pollo che sta aspettando di essere addentato, dunque devo scappare. O andiamo via noi o ci picchi. Andate via voi, grazie. Bella ragazza, sei di Solesino? Sono di Solesino. Bella ragazza di Solesino. La gente di Solesino, come la trovi? Simpatica, cordiale. E bravi lavoratori. Sei anche tu figlia commerciante? No. Qua Solesino dicono piantano fagioli, nascono commercianti, è vero? Questo non lo so, non ho nessuno di commercianti in famiglia. Pregi, lavoratori, brava gente, se la tirano un po' e sono un po' solo immagine e poca sostanza? Tutti i paesi un po' se la tirano, c'è sempre la persona particolare e quella normale. Vi saluto. Allora, le donne qua abbiamo riscontrato a Solesino girano sempre in coppia, come mai? Perché vi dà forza. Sì, perché dobbiamo guardare insieme anche le robe da vestire, capito? Quindi allora, ci consigliamo. A denti stretti, i ragazzi di Solesino come sono? Fighi però. Però un po' sparloni. Ecco. Quando sparano aggiungono anche? Aggiungono, ah, sì. Non sono più sinceri. No. Allora, quindi sappiate, quando un ragazzo di Solesino dice io qua, io là, bisogna ridurre del 50%? Sì. Anche del 60%? Esatto. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo intervistato due ragazze adesso e intervistiamo due ragazzi. Hanno detto che voi, ragazzi di Solesino, quello che dite bisogna ridurre del 50%. Perché dite, io ho fatto qua, io ho fatto là, invece dopo? Mi è davvero. Cioè, quello che fate è sostanza? È vero. Sì. Allora, sappiate se chi lo vedrà poi in TV, che lui ha detto che quello che dice lui è pura verità. Sì. Infatti ha detto che è stato insieme a Naomi Campbell. No. Magari. Ciao, grazie. Ciao. Solesinante anche tu? Sì. Allora, abitante di Solesino, commerciante di Solesino, è ancora un'attività importante per i solesinanti del commercio? Credo, è essenziale il lavoro nostro qua, di ambulantato. C'è ancora da prendere il soldino o è un momento che si prende poco? Si prende anche, c'è da guadagnare, il fatto è che purtroppo siamo sommersi da tasse, ecco, quello è il fatto. Tante spese. Ti butto lì. E i cinesi? I cinesi, diciamo che c'è stata una, com'è che si dice, c'è stata un'invasione, ma più che altro... Hanno liberalizzato le licenze e di conseguenza ci siamo trovati tutti addosso, ecco.